start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Prima di cominciare voglio presentarvi questo gioco che è Might and Magic Clash of Heroes, la Definitive Edition. È un gioco che è uscito come remake, remaster, già penso qualche anno fa, perché il gioco originale era del Nintendo DS del 2009 ed è uscito in versione normale e adesso in definitiva, in Definitive Edition. Costa 18€, 17,99€, lo vedo come offerta lancio a 8€. Li può valere, lo proviamo insieme. È un gioco di combattimenti, è un puzzle game alla fine. Sta ricevendo diverse critiche, soprattutto perché chi ha la versione base, diciamo, non ha trovato queste grandi migliorie in questo nuovo titolo, ma noi lo analizziamo dal punto di vista dei novizi. In pratica, io sono un grande fan della serie Might and Magic, ma questa versione giocata così no, non l'ho mai giocata. Non parlo di Heroes of Might and Magic, che è un titolo strategico, così come Might and Magic 6, quello che giocai io anni e anni fa, 20 anni fa, perché ero agli inizi appassionarmi ai giochi di ruolo e quello fu un gran titolo. Quindi se voi avete presente Might and Magic 6, ci si muoveva un po' alla Daggerfall. In pratica fu Daggerfall ad avviare questo nuovo genere, diciamo, di giochi di ruolo in questo modo, dove si vagava un po' come è stato poi anche Morrowind e Skyrim e così via, e Oblivion. Ma ora cominciamo. Io ho già iniziato da qualche minuto, ho già fatto il primo combattimento in modo da appurarne le basi, parte anche l'audio di gioco e iniziamo. La cosa che non mi fa impazzire è il fatto che si cammini, diciamo, su questi blocchi qui, ma è un gioco basato sulla storia, come può essere anche quel nuovo gioco, non mi ricordo il nome, di The Witcher. Vedete, qua partono i nemici, avremo una serie di eroi, di truppe che possiamo schierare, il nostro eroe livellerà e saremo in balia degli eventi, nel senso che abbiamo dovuto accogliere, c'è una trama sotto che all'inizio ci viene spiegata, dove ci sono i tre regni, gli elfi, gli umani, poi ci sono i negromanti, c'è un mondo ultraterreno dove è una prigione di demoni, in pratica ora stiamo accogliendo tutti nel territorio elfico, ci sono i vari dialoghi, ma poi succede qualcosa, insomma, e non vi dico nulla, e parte il combattimento. Graficamente è molto carino perché i disegni sono fatti bene. Qua vediamo l'eroe nemico, il nostro, dovrebbe esserci anche la possibilità di passare al menu eroe e vedete che noi abbiamo Anwen e l'esercito con la possibilità di aggiungere poi altre truppe. L'eroe abbiamo questo, tempesta di frecce e va bene. Lo scopo è quello di ovviamente ridurre la vita del nemico a zero. Per farlo bisogna colpire la linea del nemico. Ora, qua abbiamo dei rinforzi che possiamo chiamare. Siamo ancora nel piano tutorial, quindi vedete che ci stanno per attaccare e si va in base alla colonna. Praticamente se ne abbiamo 3 unità dello stesso colore, questa il turno dopo attaccherà e colpirà il nemico facendo il danno. Ovviamente qua subiremo parecchio danno, quindi il gioco ci sta insegnando come proteggerci. Piazza 3 unità dello stesso colore una vicina all'altra, quindi praticamente abbiamo tot numero di mosse, credo ne abbiamo 3, e dobbiamo, vedete, ci dice di prendere questo e di metterlo qui, prendiamo questo e mettiamo lì e prendiamo questo e mettiamo qui, quindi probabilmente mettendole sullo stesso livello ma non in verticale ma in orizzontale non attaccheranno ma diventeranno un muro, perché le unità nemiche attaccheranno e faranno del danno. E poi scompariranno. Vedete che qua abbiamo i muri silvani, che è una particolarità di questa razza. Recuperano un po' di vita ogni turno. È un'abilità speciale nel muro. Tutti i muri hanno diverse abilità speciali. Perfetto. Il contatore dell'unità indica che i 12 rinforzi, sì, quello che vi ho detto prima. Quando un'unità lascia il campo di battaglia, essa viene aggiunta al contatore delle unità. Chiama i rinforzi. Quindi chiamiamo i rinforzi. Vedete che arrivano. Ora la situazione sembra essere di ben altro spessore. Dobbiamo attaccare con le unità di base blu. Abbiamo 2 mosse, quindi prendiamo questo, lo mettiamo qui. E poi ne dobbiamo prendere un altro, vedete questo, perché devono essere 3 dello stesso colore. E la mettiamo qui. Il numerino che compare qua significa che attaccheranno il prossimo turno. Sti qui ci hanno fatto un po' di danno, ci hanno tolto un punto vita. Il nemico ne ha solo i 4, quindi va bene. Il secondo attacco ha annientato alcune unità inattive. Perfetto. Tutte le unità che non sono in carica sono considerate unità inattive. Le inattive vengono distrutte da qualsiasi attacco.
e però riducono la potenza degli attacchi nemici, quindi possono farci da scudo. Ognuna ovviamente ha un diverso tipo di attacco e di difesa. Allora, vedete che intanto noi abbiamo attaccato con i tre arcieri, abbiamo fatto 2 di danno, si è già a metà vita, ma abbiamo eliminato completamente le nostre truppe. Ora dobbiamo decidere che cosa fare. Perché? Perché questi stanno per attaccare, quindi io tecnicamente... voi potete prendere solo l'unità dal basso, quelle che ci sono in basso, quindi io tecnicamente prenderei questo e lo metterei qui, creando un mega muro. Credo fosse quello che il gioco voleva farmi fare. Mentre vedete che questa unità attaccherà, ma attaccherà al muro. Bisognerebbe attaccare da questa parte, perché da qua ci sono i nemici. Loro sposteranno questo probabilmente qui, attaccheranno il prossimo turno e distruggeranno questo. Quindi dobbiamo trovare un modo di fargli male. Possiamo passare il turno, credo, ma... perché qua poi attacchiamo, ma attacchiamo il muro. Quindi io posso provare a iniziare a spostare questo qui. Abbiamo ancora una mossa e lo muovo qui. Ho sbagliato, ho creato un muro, però va bene. Volevo fare tutt'altro, ma va bene. Questi ci fanno molto male. Vedete che fanno quello che ho detto. Dobbiamo chiamare i rinforzi per forza di cose. Vediamo se non andiamo a perdere. I muri guadagnano vita. Abbiamo un bel muro lì davanti. Chiamiamo i rinforzi. Tecnicamente... possiamo far così. Questo qua. Questo qua. Sì, le andiamo a prendere adesso. Vedete che... Ok, il muro è andato. Loro chiamano i rinforzi e ricominciano ad attaccare. Dobbiamo togliergli 2 punti. Dobbiamo assolutamente far danno. In qualche modo. Posso chiamare i rinforzi ancora usando una mossa. Ma in realtà potrei fare questo qui. Questo qui. Il prossimo turno attacchiamo, anche se non è una gran mossa. Però vabbè, ci serviva blu. Vediamo se posso chiamare rinforzo. Sì, però non lo faremo. Loro attaccano. In questo caso il muro è bello potente. Chiamano altri rinforzi anche loro. Attaccheranno questo muro che dovrebbe reggere. Tocca a noi, non abbiamo più rinforzi però. Mannaggia, dobbiamo fare qualcosa. Ecco, gli abbiamo fatto un punto vita, abbiamo recuperato 3 unità, che chiamiamo subito. Tecnicamente possiamo far così, questo lì, questo qui e poi questo. Non possiamo più, prossimo turno, tra 2 turni attaccheremo purtroppo. Vediamo se regge il muro, questo non regge, qui prenderà un danno pazzesco. Ho fatto male i calcoli io, qui ci spazzano via tutto e si mette male per noi, si mette molto male. Bisogna fare assolutamente danno il prima possibile, togliergli almeno un punto vita. Facciamo così, questo qua. Così facciamo un gran danno, anche se non so se 4 attacchino. Non abbiamo un'abilità, avevamo l'abilità nostra personale, ma non me l'è ancora illustrata il gioco, quindi passiamo il turno. Terminiamo il turno, loro adesso ci faranno tanto male, ma dovrebbero ammortizzare il danno. Infatti, e ora tecnicamente dovremmo attaccare noi. Vediamo se questo bloccherà tutto, ma non credo. Attacca. Ok, abbiamo vinto. Vittoria buona, direi, ma non così buona, insomma. Vedete che qua andiamo avanti e si va a livellare l'unità. E poi il nostro eroe, che è una cosa diversa. Vedete che qua si va avanti, intanto vedete ci sono tutti i dialoghi, il gioco è in italiano. Non so perché non mi fa parlare con loro. C'è stato un attacco in pratica. Io adesso non voglio spoilerarvi troppo, perché secondo me questo qua è un gioco che può piacere a tanti di voi. Mi lascia sempre il dubbio quella cosa delle recensioni negative, ma io non lo trovo pessimo, lo trovo un passatempo. Poi certo, questo è un gioco che si presta, come è nato, per una piattaforma mobile, cioè per Nintendo Switch. A volte è più facile rimuovere un'unità o un muro per liberare dello spazio. Ok, fai clic sul destro con l'unità per rimuoverla. Ah, questo non lo sapevo, infatti così è un Candy Crush alla fine.
Costa una mossa, perfetto. E me lo rimette nel mazzo. Ok, puoi creare attacchi o muri anche rimuovendo unità o muri. Eh sì, è quello che, su cui stavo pensando. Praticamente mi dice rimuovi questo e questo attacca. Perfetto, ho creato una catena e ho ricevuto una mossa bonus. Ah, ok, riguadagno una mossa. Questo lo rende molto tattico però. Tutto questo rimuovendo una singola unità. Quindi tecnicamente io se rimuovo questo guadagno una mossa. Eh sì. Attacchiamo, rimuovo anche questa. Eh beh. E poi rimuoviamo anche questa. E così ho sempre una mossa in più. Che posso decidere di... No, non voglio schierarlo adesso perché potrebbe incasinarmi. Ma sì, dai. Sì, mi aiuteranno, si sacrificheranno volentieri per la causa. Questo farà tanto danno. Ma vediamo. Via. Due danni, un danno e abbiamo vinto. Grandissimi ragazzi. Ora, vediamo, livelliamo, livello 2, abbiamo più 2, penso come unità schierabili. Lo non livellano ovviamente e qua poi la storia va avanti. Il mondo, c'è un mondo di gioco in pratica dove poi andremo a muoverci. E avremo modo poi di salvare il gioco, vedere le classifiche, perché alla fine salvo il gioco, così vi faccio vedere anche il menu principale. Io sto tendendo a fare ultimamente, poi magari fatemi sapere cosa ne pensate, a fare dei video più brevi, ma un pochino più esplicativi. Il multiplayer ci consente di giocare in hotseat uno contro uno, quindi con un amico che abbiamo qua al fianco, o una partita veloce, o un host, o un invito, insomma, vediamo, partita veloce. Cerco le partite, vediamo se me ne trova. Sì, me l'ha trovata. Però non voglio. So che non si fa, ma... E abbiamo anche la battaglia rapida, quindi possiamo fare... Impostare la battaglia. Manufatti sì, no. Questo sarà un pochino da capire che cosa, che cos'è. Ci sono le classifiche, quindi vedere tutti i punteggi, tutti i livelli di tutte le persone online. E niente, la campagna poi è questa, dove abbiamo appena avviato, ci farà esplorare il mondo di gioco, che è molto grande, i vari leader delle varie fazioni, quindi non credo faremo solo l'elfa. E il come giocare, qua vedete che vi spiega come muovervi lungo il mondo. E c'era anche... tutorial dell'avventura. Sì, c'erano anche altri tutorial in realtà. I comandi sono molto semplici, potete giocare anche con il pad e le impostazioni sono molto essenziali, la risoluzione, gli effetti e così via. Il gioco l'ho trovato scontato, adesso vabbè 8 euro, 17,99 prezzo pieno. Se non l'avete mai giocato e vi piace questo stile di gioco un po' alla... vabbè, prima di tutto dovrebbe piacervi lo stile grafico così disegnato a cartone animato. La tatticità dei combattimenti uniti anche una sorta di puzzle game, perché comunque rievoca un po' un Candy Crush come mix delle unità in orizzontale e in verticale. In orizzontale vi fa lo scudo, in verticale vi fa l'attacco, calcolando anche il movimento dei nemici. È molto interessante. Io l'ho trovato interessante, poi non voglio si dica che a me piacciono tutti, però il lato positivo io lo trovo anche da questo gioco, ha il suo perché, ed è un buon passatempo, perché non è che vi costringe a fare management di risorse e cose varie come capita in altri giochi. Vi godete la storia e vi fate i combattimenti come un nuovo puzzle da affrontare volta dopo volta, una dopo l'altra. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition. E noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!